Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza errori di continuity. Oggi puntata ricchissima, così ricca da essere poraccia. Parleremo del prezzo di OLED e di quanto viene a costare a Nintendo, dei prezzi impazziti del mercato del retro gaming e anche dell'ennesima decisione controversa presa da parte di EA nei confronti dell'edizione 2022 di FIFA, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Poi, se volete, potete darmi un aiuto gigantesco abbonandovi al mio Patreon e diventando così dei Poreon. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. A mesi di distanza dal lancio ufficiale ci sono novità interessanti per quanto riguarda il laboratorio di videogiochi. Il curioso game builder targato Nintendo ha convinto un po' tutti, grazie anche alla sua accessibilità. E qui sul canale abbiamo visto che gli utenti sono stati in grado di tirare fuori delle creazioni di una qualità sorprendente. Ora però le belle notizie riguardano i collezionisti e gli amanti dell'edizione fisica. Nintendo Europe ha infatti confermato che anche il vecchio continente riceverà la sua edizione su cartuccia di laboratorio di videogiochi. Per qualche inspiegabile motivo, infatti, in Europa era arrivata solo la versione digitale su eShop. Per fortuna, dal 10 settembre, potremo anche noi aggiungere alla collezione fisica di Switch laboratorio di videogiochi. Lo comprerete? Brutte notizie per chi aspettava con trepidazione Ghostwire Tokyo, la nuova opera del leggendario game designer Shinji Mikami e del suo studio Tango Gameworks, già autori di The Evil Within. L'action adventure dalle tinte horror sarebbe dovuto approdare su PS5 e PC entro la fine dell'anno, ma ora lo studio ha comunicato ufficialmente il rinvio dell'uscita ai primi mesi del 2022 per proteggere la salute dei suoi dipendenti. Una decisione presa probabilmente in seguito all'aggravarsi del numero di contagi in Giappone, ma anche per evitare dei periodi di crunch a scapito dei dipendenti. Speriamo, se non altro, di vedere al più presto nuovo gameplay di questo interessante titolo. Durante un'intervista rilasciata sulle pagine di Famitsu, Tetsuya Nomura e Motomi Toriyama, director di Final Fantasy X, hanno sganciato una bella bomba atomica. È possibile che in futuro Square Enix decida di mettere in produzione Final Fantasy X-3, trasformando così la storyline di uno dei capitoli più amati della saga in una trilogia. Secondo Nomura sarebbe già pronta una sinossi della trama scritta dall'autore originale della storia di Final Fantasy X, Katsushige Nojima, ma al momento non ci sarebbe nessun piano di avviare i lavori sul titolo. Toriyama ha poi aggiunto che, sebbene le possibilità non siano prossime allo zero, si potrà parlare di un 10-3 solo dopo il completamento dei lavori sul remake di Final Fantasy VII. Quindi, se le cose procedono a questo ritmo, direi che potranno giocarci i nostri nipoti. E per chiudere questa rapida carrellata, vi segnalo che la limited edition dell'orologio Tag Heuer Connected a tema Super Mario, realizzata in collaborazione con Nintendo, è andata immediatamente sold out a poche ore dall'apertura dei pre-order. Si parla di un orologio prodotto in quantità estremamente limitate, solo 2000 unità, a un prezzo decisamente poco accessibile, $2,150. Una spesa folle che però sembra non aver fermato i collezionisti di tutto il mondo. Una notizia che ci tornerà utile per dopo. A proposito di prezzi, una recente indagine portata avanti da Bloomberg, che sì, sono quelli di "la Switch Pro esiste e mio cugino mi ha detto che esce domani", quindi affidabilissimi, ha messo in luce quanto la produzione di Switch OLED venga a costare rispetto al modello base. E i dati che emergono da questa ricerca potrebbero cambiare un trend ormai consolidato all'interno dell'industria. Switch OLED verrà venduta in America al prezzo di $350, un rincaro di ben $50 rispetto al modello base, fermo al prezzo di 300. Una decisione che si allinea concettualmente ai prezzi maggiorati con cui arrivarono sul mercato One X e PS4 Pro, se non fosse che i modelli mid-gen portavano con sé anche un miglioramento delle prestazioni, cosa che OLED non fa, montando all'interno lo stesso hardware di Switch base. Ora, secondo le indagini di Bloomberg, la nuova versione verrebbe a costare a Nintendo circa $10 in più su ogni singola unità, con i prezzi così suddivisi: ogni schermo OLED tra i 3 e i $5 in più, l'aumento dello spazio di archiviazione da 32 a 64 GB altri $3.50, mentre tutti gli altri componenti, come la porta LAN, solo un paio di dollari in più. Questo significherebbe che con un aumento dei costi di produzione di circa $10,
Nintendo aumenterebbe il margine di profitto di vendita su ogni console di circa $40. La Switch, tra l'altro, è una delle poche console a non essere venduta in perdita già dal suo lancio nel 2017. Solitamente, quando una nuova piattaforma arriva sul mercato, le compagnie vendono in perdita per incentivare gli utenti all'acquisto, sperando di ripagare in futuro questo investimento con la vendita dei software e l'ottimizzazione del processo produttivo nel corso degli anni. Secondo Bloomberg, se questa strategia si rivelasse vincente, potrebbe rappresentare un precedente e spingere tutti gli altri grandi nomi a rincarare i prezzi al pubblico dei loro hardware. Addirittura Sony starebbe monitorando con attenzione la scelta di Nintendo. Chissà se l'eventuale successo di OLED spingerà l'azienda a rivedere le sue politiche, visto che storicamente ha sempre venduto le sue console, almeno a partire da PlayStation 3, in netta perdita. Secondo voi, poracci, il rincaro di OLED è giustificato? La console venderà bene? E continuiamo a parlare di soldi e spese pazze con l'ennesimo retro game che ha raggiunto cifre folli all'asta. Ve lo dico, questa volta rasentiamo il ridicolo. Posso capire la copia sealed del primo rarissimo lotto di produzione di Zelda per NES venduta a circa $800,000. Rimango un po' scettico se venga a scoprire che qualcuno ha deciso di spendere ben $1,500,000 per una copia di Super Mario 64, che sì, ok, sarà pure tenuta bene, però stiamo un po' esagerando. Ma ora qualcuno mi deve spiegare come sia stato possibile che un collezionista è stato disposto a pagare la bellezza di $600 per una copia mai aperta di Skyrim per Xbox 360. Ok che è una copia sealed ed è tenuta in eccellenti condizioni, anche se non perfette, ma sul serio, $600 per Skyrim su Xbox? Stiamo parlando di uno dei giochi più diffusi di sempre su una console che ha anche un basso valore collezionistico, se non per alcune esclusive del territorio giapponese. Non stiamo neanche parlando di custodie in cartone che tendono a deteriorarsi con estrema facilità. Si tratta di una custodia standard da DVD. È ovvio che ormai il mercato è saturo di compratori, molti dei quali hanno scoperto questa passione solo in tempi recenti e sono tutti convinti di fare l'affare del secolo investendo centinaia, se non migliaia di dollari in acquisti avventati, nella speranza che questi guadagnino valore nel corso degli anni. E non si tratta neanche di un caso isolato. Negli stessi giorni è stata venduta anche una copia del primo Tomb Raider a $144,000 e una copia di Red Dead Redemption a quasi 400. Per carità, ognuno è libero di sperperare i propri soldi come meglio crede, ma poi il problema è che questi rialzi fuori controllo creano dei precedenti che si ripercuotono su tutti i livelli del collezionismo. Sono dell'idea che prima o poi l'interesse calerà e i prezzi si riabbasseranno nuovamente, ma fino ad allora andare a caccia di retro game sta diventando sempre più un'impresa alla portata di pochi. Voi poracci, cosa ne pensate di questi prezzi? E chiudiamo tornando a parlare delle scelte discutibili che EA porta avanti su FIFA. No, questa volta non parleremo della Legacy Edition su Switch, ma delle versioni per PS4 e Xbox e della politica che si è scelta di adottare per gli update next gen. Abbiamo già visto con operazioni come la Director's Cut di Ghost of Tsushima che il passaggio da PS4 a PS5 non è così scontato e per usufruire di tutte le migliorie apportate con la versione next gen, gli utenti devono comunque pagare una decina di euro. Sono lontani insomma gli esperimenti dell'anno scorso, dove era la stessa EA a offrire il passaggio gratuito alla versione next gen a tutti gli acquirenti. Quest'anno le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S, vendute al prezzo di €79, sono le uniche a presentare l'implementazione della rivoluzionaria, almeno a detta di EA, HyperMotion Technology, il che significa che le versioni per queste piattaforme sono considerate differenti da quelle su One e PS4, vendute invece al prezzo di €69,99. Il punto è che, a differenza di Ghost of Tsushima, non si potrà neanche effettuare il passaggio pagando il sovrapprezzo a parte, ma gli utenti che vorranno sfruttare l'HyperMotion Technology su PS5 saranno costretti a comprare la versione apposita di FIFA, pur avendo già FIFA 22 su PS4, sempre che non vogliano sborsare €100 per la versione digitale della Ultimate Edition, che invece include anche l'upgrade, non proprio a un prezzo conveniente. Insomma, sebbene sia ancora garantita la retrocompatibilità, inizia a crearsi una distinzione netta tra le due generazioni di console. La cosa peggiore, secondo me, è che ancora non esiste una linea seguita da tutta l'industria e tutti fanno un po' come gli pare. E EA ha fatto l'EA della situazione fino in fondo. Voi poracci, cosa ne pensate? Gli update dovrebbero essere gratuiti o almeno sempre garantiti anche a una modica cifra?
E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto, come al solito, nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video e un unboxing leggendario. Io sono il Poro Poraccio, Michele Poro, porao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Porau!